Allah, il compassionevole, il misericordioso, il Re, il Santo. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Geto Shuaib e l'ignoranza dei miscredenti. Il messaggio di Shuaib. Allah onnipotente ha rivelato la storia di Shuaib alayhi salam, pace su di lui. Agli abitanti di Madian inviammo il loro fratello Shuaib, disse: O popolo mio, adorate Allah. Per voi non c'è altro Dio che Lui. Vi è giunta una prova da parte del vostro Signore. Riempite la misura e date il giusto peso, e non danneggiate gli uomini nei loro beni. Non corrompete la terra dopo che Allah la creò pura. Ciò è meglio per voi se siete credenti. Non appostatevi su ogni strada, distogliendo dal sentiero di Allah coloro che credono in Lui, e cercando di renderlo tortuoso. Ricordatevi di quando eravate pochi ed egli vi ha moltiplicati. Guardate cosa è accaduto ai corruttori. Se una parte di voi crede nel messaggio con il quale sono stato inviato, ed un'altra parte non crede, siate pazienti e sopportate fino a che Allah giudichi tra di noi. Egli è il migliore dei giudici. I notabili del suo popolo, che erano tronfi di orgoglio, dissero: O Shuaib, certamente ti cacceremo dalla nostra città, tu e quelli che hanno creduto in te, a meno che non ritorniate alla nostra religione. Rispose: Anche se l'aborriamo, inventeremo menzogne contro Allah se ritornassimo alla vostra religione, dopo che Allah ce ne ha salvati. Non potremo farvi ritorno, a meno che lo voglia Allah, nostro Signore. Il nostro Signore possiede la scienza di ogni cosa. In Allah riponiamo la nostra fiducia. O Signor nostro, giudica secondo verità tra noi e il nostro popolo. Tu sei il migliore dei giudici. I notabili del suo popolo, che erano miscredenti, dissero: Se seguite Shuaib sarete sicuramente rovinati. Li colse il cataclisma, e al mattino giacquero prostrati nelle loro dimore. Per coloro che avevano tacciato Shuaib di menzogna, fu come se non avessero mai abitato in quei luoghi. Coloro che tacciavano Shuaib di menzogna sono andati in rovina. Si allontanò da loro e disse: O popolo mio, gli avevo trasmesso i messaggi del mio Signore e vi avevo dato consigli sinceri. Come potrei ora essere afflitto per un popolo di miscredenti? Corano, Surat al-A'raf, versetto dall'85 al 93. Madian era popolata da arabi che vivevano nel paese di Ma'an, gran parte della Siria attuale. Era un popolo avido che non credeva nell'esistenza di Dio. Gli abitanti ingannavano la gente sulle loro merci e nascondevano i loro difetti. Allah l'Altissimo ha inviato al suo popolo il profeta Shuaib, alayhi salam, pace su di lui, con molti miracoli. Shuaib predicava a loro, chiedeva al popolo di essere consapevole dei favori di Allah e li metteva in guardia sulle conseguenze dei loro sbagli, ma lo schernivano, come succedeva con i profeti precedenti da parte dei popoli che hanno vissuto prima di loro. Shuaib mantenne la calma. Sequestrarono i suoi beni e quelli dei suoi seguaci. Dopodiché li cacciarono dalla città. Il profeta si rivolse al suo Signore per chiedere aiuto. E la risposta non tardò ad arrivare. Allah fece scendere su di loro un caldo torrido che li fece soffrire terribilmente. Alla vista di una massa di nuvole nel cielo, fece pensare a loro che sarebbe arrivato il fresco, una pioggia rinfrescante, e si precipitarono fuori nella speranza di godere la pioggia. Invece, non tardarono ad arrivare fulmini di fuoco. Sentirono un rumore fragoroso
da sopra e la terra sotto i loro piedi tremare. I malfattori morirono in questo stato orrendo. L'ignoranza dei miscredenti. Allah l'Altissimo ha detto: il popolo di El Aika, i Madianiti, accusò di menzogna gli inviati. Quando Shuaib disse loro: non sarete dunque timorati di Allah? Invero sono per voi un messaggero degno di fede. Temete Allah e obbeditemi. Non vi chiedo ricompensa alcuna, che la mia ricompensa è presso il Signore dei mondi. Colmate la misura e non siate fraudolenti, e pesate con giusta bilancia. Non date agli uomini meno di quel che spetta loro, e non corrompete la terra portandovi disordine. Temete colui che ha creato voi e le generazioni antiche. Dissero: davvero tu sei uno stregato, e non sei che un uomo come noi. Davvero pensiamo che tu sia un bugiardo. Fai cadere su di noi dei pezzi di cielo, se sei veridico. Disse: il mio Signore ben conosce quello che fate. Lo trattarono da bugiardo. Gli colpì allora il castigo del giorno dell'ombra, una nube cupa. In verità fu il castigo di un giorno terribile. Questo è certo un segno, ma la maggior parte di loro non crede. In verità il tuo Signore è l'eccesso, il misericordioso. Corano, Surat al-Shu'ara, i poeti, dal versetto 176 al 191. Anche Shu'aib avvisò come gli altri profeti il suo popolo, altezzoso e miscredente. Non lo vollero ascoltare. Come dice il Corano, coloro che tacciavano Shu'aib di menzogna sono andati in rovina. Vi ricordiamo Noè, alayhi salam, pace su di lui, che invitò il suo popolo a seguire la retta via. Non l'ascoltarono e morirono annegati con il diluvio. Seguì Hud, alayhi salam, con il popolo degli Ad, il più feroce nella storia, il più forte persino dei faraoni. Perirono, diventarono come detriti, portati via dalla corrente. Il Dio Altissimo mandò contro di loro un vento tempestoso. Seguì Saleh, alayhi salam, e il popolo dei Thamud. Dopo il terremoto, arrivò il fulmine, poi il grido, ed infine creparono. Morirono tutti. E seguì Abramo, Ibrahim, alayhi salam. La sua gente lo gettò nel fuoco, per aver distrutto le loro divinità. Si salvò, fu un segno per loro. E seguì Lut, alayhi salam, pace su di lui. Il suo popolo perverso praticava la fornicazione, furono annientati. E Shu'aib, pace su di lui. Il suo popolo ricolse il cataclisma, come dice il Sacro Corano. Ricolse il cataclisma e il mattino giacquero prostrati nelle loro dimore. Il profeta morì 7 anni e 4 mesi dopo la sua venuta in questa città. All'età di 200 anni. La sua missione era durata 50 anni. Non aveva uguali nella dialettica ed era anche rinomato per la scienza e la vivacità dello spirito. Lui, insieme a Hud e Saleh, è uno dei profeti che, nonostante le predicazioni, per volontà di Dio l'Altissimo, non riuscì a convertire la gente. Storie meravigliose.